il dottor Minazza di aver fatto questa domanda, perché lui sa che io sono stato il consigliere che per primo ha presentato un ordine del giorno a difesa dell'autonomia del porto di Savona. Sono convinto che è intelligente chi cambia idea, chi sa cambiare idea. E però stasera devo dire che ho sentito il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, e diciamo il centrodestra, che hanno cambiato idea, perché in quell'occasione mi hanno votato contro, senza una giustificazione. E la stessa cosa l'ha fatta noi per Savona, ma devo dire che la Pongiglione ha motivato quali sono stati, quali sono le motivazioni. È un fatto che adesso sono tutti d'accordo. Nessuno delle 5 persone citate la prima replica, anche se il volto di Diaspora era già abbastanza esplicativo così. Io chiedo scusa quindi alla regia per il cambio di scaletta, ma ora vorrei dare la parola al collega Alberto Pastarella, perché so che deve poi lasciarci. Buonasera, io sono forestiero, non sono di Savona, per cui ho ascoltato molto attentamente quello che dicevano i candidati e mi sono reso conto che la sfida del futuro sindaco, che è sicuramente fra di voi, sarà quella di governare un cambiamento, soprattutto dal punto di vista economico, dal punto di vista del lavoro. C'è il problema dei posti che verranno perduti dal Tirreno Power, so che c'è una cooperativa che perde circa 900 posti di lavoro, d'altra parte però ci sono anche 109 attività che hanno chiuso i battenti durante l'anno. C'è però la nota positiva delle crociere, ci sono sicuramente le spiagge, perché ricordiamo siamo su una riviera, e quindi ci sarà da governare questa svolta da un settore, da vari settori, verso il turismo, per quanto riguarda proprio i posti di lavoro, il benessere degli abitanti di Savona nei prossimi anni. C'è un comico savonese che parla di torta di riso quando parla di turismo. Vorrei sapere con quali strumenti volete governare questa svolta e quale sarà alla fine del vostro mandato, chiunque sarà il sindaco, secondo voi la fetta di torta di riso che sarà rimasta. Pongiglione. Alla base di una ripresa è necessario mettere mano alle infrastrutture. Noi sono 15 anni che lo diciamo, facciamo l'esempio di Costa Crociere. Noi abbiamo accettato molto volentieri, è chiaro, l'arrivo di questa grossissima attività economica, senza però preparare il territorio ad accoglierla. È stato veramente un grossissimo disagio per la città e per le infrastrutture, per tutte le strutture. Pensate ad esempio all'unico, e qui viene fuori il rapporto tra il piano regolatore portuale e il piano regolatore comunale. Nell'unico punto furbo, scusatemi questo termine non tecnico, in cui sarebbe stato possibile costruire un passaggio di collegamento sotto l'acqua del mare tra il porto e il Rian del Termine, autorità portuale e Costa Crociere hanno costruito la stazione marittima. Questo cioè è stato un'iniziativa che non è stata poi ben finalizzata all'attività diaspora. Sì, riprendo il discorso che avevo interrotto prima, il turismo, che è la carta jolly che può giocare questa città. Turismo che purtroppo siamo ridotti alla torta di riso, perché non c'è accoglienza, non c'è nessuna programmazione per accogliere i turisti, perché ricordiamoci che la conquista che può fare la città nei confronti del turista è quella di farlo ritornare. Perché il turista può avere la possibilità, anche facendo l'organizzazione, una buona organizzazione del turismo, facendo rete con gli altri comuni limitrofi, ha la possibilità di ritornare e di soggiornare qua e quindi vedere e girare non solo per il centro storico e i centri storici qua dei comuni, ma anche di scoprire le bellezze che abbiamo nell'entroterra, anche per scoprire tutta un'attività sportiva che si può fare. Noi abbiamo praticamente sotto mano un tesoro che possiamo sfruttare, impiegare al meglio, però riusciamo a farlo soltanto se abbiamo le mani libere, e questo è fondamentale, perché è evidente che se noi siamo collegati
tempo è tiranno. Capriolio. Ma allora, Balbottin è un collega e ha sicuramente ragione. E io vorrei un attimo focalizzare i punti su quello che Savona può offrire. Il turismo sicuramente ne abbiamo già parlato, il campus ne abbiamo già parlato, fra l'altro piccolo inciso, il campus è nato grazie all'ultimo sindaco del centrodestra, Buongervasio, perché ricordiamocelo, non attribuiamoci meriti che non abbiamo. L'indotto del porto, per me i numeri sono quelli, poi ne parleremo, ma io penso che siamo 8.000, non sono laureata in matematica, sono laureata in giurisprudenza, ma forse un po' di numeri è basta. Ricordiamoci anche poi delle imprese attive che abbiamo a Savona, sono 5.000 le imprese attive, di cui mi piace ricordare, essendo donna, che il 28% sono donne, sono imprenditrici. Ecco, cerchiamo anche di offrire uno snellimento della burocrazia a queste 5.000 imprese che danno lavoro a moltissime persone. Grazie. Anche Capriolo si è giocato il suo dribbling, tocca a Battaglia. Sì, per ripristinare la memoria, un ricordo da Armando Magliotto. Che riguarda quali sono gli strumenti per il cambiamento e le opportunità per il cambiamento. Due sono le grandi opportunità di questa città, una è il turismo ed è stato detto e ridetto, io lo condivido pienamente, non dimentichiamo che il turismo non sarà mai in grado di ripristinare l'economia che questa città ha perso e quindi una grande attenzione per il mondo imprenditoriale, industriale, commerciale, artigianale che deve essere fortemente sostenuto. Gli strumenti per il cambiamento sono gli strumenti della politica. Un grande cambiamento si governa con una grande capacità di ascolto, una grande capacità di valutazione dei problemi e una forte capacità di scelta, a volte anche scontentando qualcuno. L'ultima fetta di torta di riso se la sono mangiata diversi anni fa, però c'è stato ancora un problema successivo. Hanno lasciato spegnere il forno, ma nel frattempo si era bruciata anche la teglia, quindi bisogna ripartire praticamente da capo con tutto, ricomprare le teglie, ripartire, rimettere in movimento tutto quello che sta dietro al turismo, per portare il lavoro, non per il turismo Mordi e Fuggi, ma per portare il turismo ad essere quello che era negli anni 70-80 alla Riviera, ovvero hanno chiuso una valanga di alberghi, anche perché le leggi hanno costretto molti imprenditori a spese assurde per uscire, molti non ce l'hanno fatta, molti sono straindebitati con le banche, molti di quelli che vorrebbero dare lavoro tutto l'anno, almeno per i mesi in più in cui anche il turismo sociale degli anziani dei paesi del nord che venivano qua con gli aiuti dei comuni, oggi visti i tagli sociali sono stati tagliati anche quelli. Quindi è necessario dare più lavoro per i mesi invernali, ovvero allungare il periodo turistico da 3 almeno ai 6-7 mesi, inventandoci, studiando qualsiasi cosa. Abbiamo scoperto che Barisone è un fan di Masterchef. Ravera. Siamo passati in qualche decennio, da più di qualche decennio, dalla Savona industriale ad avere un'unica fabbrica a Savona, che è la Vitron a Legino. Se non interviene la politica, il cambiamento lo fa il caso, ed è quello che in parte è anche accaduto. Insomma, sono forze, diciamo, esterne, non la politica, che a mio parere deve governare. Come cercavo di dire prima, in questi terribili minuti che si susseguono, la proposta che noi vogliamo fare è chiara. Si può fare, come succede anche in altre città del nord Europa, fare economia e fare impresa puntando sull'ambiente. Io sono stato più volte in Svezia, a Copenaghen, e quelle due cose lì vanno di pari passo. Solo da noi alcuni pensano ancora che l'industria debba essere quella di fine 800. Abbiamo le risorse che abbiamo detto tutti del campus, sfruttiamolo meglio, per me si riesce a fare economia di impresa e imporre questa scelta e non subire. Ci manca, grazie, grazie. Come mi sono già espresso una volta, come vedete i programmi e le intenzioni sono quasi gli stessi, sono comuni. Il problema è che i buoni propositi li abbiamo tutti, ma sarà importante riuscire a realizzare queste cose. Bene, io in alcune liste dei miei competitori vedo
politici riciclati che hanno cambiato casacca, che hanno fatto politica per anni e che hanno portato Savona nella condizione in cui si trova oggi. Io credo che ci voglia del nuovo e che la mia squadra sia il nuovo. Bene, io libero un paio di minuti i candidati, ma non voi, perché voglio approfittare per parlarvi della Flying Angel Foundation. Intanto ne approfitto per liberare i colleghi Matteo Agnoletto di Radio Baboleo. A lei rimane. Allora, Mauro Boccaccio e Alberto Pastanello, li ringraziamo per essere stati con noi. E come vi dicevo, vediamo un secondo che cos'è la Flying Angel Foundation. Vi ho detto prima, il tour operator della vita, si occupano di salvare le vite dei bambini pagando loro i voli per le cure salvavita. Noi abbiamo un video del primo bambino che è stato salvato da questa onlus, vediamo. Sera all'inizio del dibattito una signorina mi ha detto che non potevo stare in piedi e quindi, siccome volevo stare in piedi, mi sono messo dietro la tenda e, sentendo i candidati senza vederli, mi sono reso conto che in effetti ci sono tanti valori che sono condivisi un po' da tutti. Se ci pensate, quando voi andate in macchina e all'improvviso sentite l'ambulanza, la sirena dell'ambulanza, vi spostate. Ma non sapete chi c'è nell'ambulanza, un bambino, un anziano, una donna, un cristiano, un ateo, ma vi spostate. Questo è un po' il principio che anima Flying Angels, che è una fondazione nata in Liguria, a Genova, da 7 imprenditori liguri, tra i quali una famiglia savonese, che si occupa di pagare i biglietti al paziente, alla mamma e al medico se necessario, ma quando il bimbo non si può spostare, ai medici che vanno a fare l'intervento. Flying Angels non si occupa di paesi indigenti, ma di famiglie indigenti, perciò anche di famiglie italiane, perché quando capita un problema sanitario, anche una famiglia italiana deve essere aiutata. Voi sapete che la mortalità infantile è un numero enorme, ma ci sono 200.000 bimbi che ogni anno muoiono perché non riescono a raggiungere una struttura sanitaria. E da Liguri abbiamo fatto un progetto raggiungibile, non utopico. Chi sceglie questi bimbi? Tenete presente che Flying Angels è l'unica società al mondo che si occupa di questo, quindi di questo siamo un po' orgogliosi. E c'è un gruppo di medici che sono sempre disponibili, che ricevono le richieste che arrivano dalle onlus e che ad oggi al 99,9% hanno risposto
in 6 ore e ci dicono se il caso rientra nella casistica di Crying Angels. Oggi l'associazione, la fondazione, ha fatto interventi in 61 paesi. Basta, questo è Crying Angels. Grazie. Angeli volanti, 770 bambini salvati fino ad oggi, come detto prima. Questa sera forse ne salverete anche voi, chissà di quale parte del mondo sarà, trovate il loro stand in fondo per contribuire. A questo punto io vorrei dare la parola, i colleghi si sono portati a Genova anche il microfono, quindi lo prendiamo di qua, vorrei dare la parola a Giulia Stella, il segretario provinciale di CGL, che vuole fare una domanda ai candidati. Scusate, anche se il tema è stato affrontato, penso che su questo vadano messi anche un po' di numeri per dare la drammaticità del tema, il lavoro che non c'è in questa provincia e si sta ancora perdendo rispetto a tutto il territorio regionale. In controtendenza con i dati liguri, Savona perde ancora posti di lavoro, ne acquista 2,2% di media al resto della regione, Savona cresce allo 0,9%. Il crollo si è avuto in modo particolare nel settore industriale, perché la fine degli ammortizzatori sociali che si sono messi in atto negli anni precedenti hanno chiuso un ciclo con la perdita dal 2014 al 2015 nel settore industriale di circa 3.000 posti in un anno. Io credo che la drammaticità della situazione sia data dal fatto che non viene molto spesso esplicitato dell'impoverimento dei cittadini, quindi delle famiglie, e di un lavoro che diventa sempre, laddove anche c'è, sempre più povero. Quindi Savona come territorio produttivo e in ogni caso rispetto al tema del lavoro ha bisogno di una sterzata. Io voglio chiedere ai candidati quale potrà essere il primo atto da sindaci che loro faranno, visto che mi sembra che la priorità sia del tutto evidente, nei confronti di un riappropriarsi, vabbè, questa è una parola difficile, dal punto di vista della leadership che anche Savona negli ultimi anni rispetto al territorio ligure e nazionale, quindi una rappresentanza della drammaticità ma anche, come dire, del protagonismo che Savona ha in molti campi che sono stati fin qui elencati. Dai dati della CGL, rispetto al turismo di cui tanto si parla, i cicli sono lunghi, vediamo Genova quanto ci ha messo a conquistare, come dire, pezzi di mercato e non credo che per Savona, anche se l'investimento verrà fatto, sia così veloce. L'anno boom 2014-2015 in termini di turismo ha dato un incremento del positivo di occupazione di nemmeno 60 occupati, cioè lavoro povero, pagato spesso a voucher e che non ha, come dire, il valore aggiunto in termini proprio di ricchezza prodotto del lavoro dell'industria. Siccome l'industria va modificata sicuramente dal punto di vista di una vocazione che deve stare insieme all'ambiente, l'atto del sindaco che sarà eletto, chi di voi sarà eletto, il primo atto nei confronti di questo riappropriarsi del protagonismo di Savona in questo campo. Grazie Giulia Stella. Chiedo intanto alla regia di prepararmi le domande social, rilancio la parola chiave utilizzata da Giulia Stella, vediamo chi comincia, Ilaria Caprioli. Ma sicuramente per un rilancio ritengo che sia fondamentale mettere intorno a un tavolo tutte le rappresentanze economiche della città, quindi il dialogo, la sinergia, però mi è stata fatta anche una domanda ben precisa, cosa intendo fare nei primi 100 giorni del mio mandato. Ecco, io credo che non si possa parlare di rilancio, non si possa parlare di ripresa, non si possa parlare di nulla se un sindaco nei primi 100 giorni del suo insediamento non pensi a fare un'operazione di trasparenza sul bilancio. Ecco, il problema del bilancio, secondo me, degli swap, dei derivati, è il problema più grave che dobbiamo affrontare e che non se ne è ancora parlato, mi stupisce che non se ne sia ancora parlato. Abbiamo 100 milioni di debito, noi possiamo girarci intorno, fiocchettare i programmi, di dati, di bei propositi, ma con un bilancio così, signori, non vorrei usare una parola un po' brutta, ma siamo proprio col sedere per terra, scusate. Questa volta essere contrariato a qualcuno nel pubblico, vediamo cosa dice Marco Ravetti. Primo atto, il comune, come Giulia Stella sa, non ha grosse competenze sul tema specifico del lavoro. Una cosa per me che vogliamo fare, l'abbiamo anche inserita nel nostro programma, è attivare uno sportello che a Savona manca,
sui bandi e i finanziamenti europei. Più volte ho citato l'ambiente come motore di sviluppo pulito, diciamo, per rimettere in moto l'economia della nostra città. Con l'apertura di un simile sportello non siamo convinti, visto che diciamo, i finanziamenti europei sui temi ambientali sono molto notevoli, di iniziare a dare una risposta a quella crisi evidente che lei ha citato prima. Dicevo prima che si è passati troppi anni, no, da luoghi di produzione a luoghi di consumo, basta pensare alle aree della Metalmetron. Se non produciamo più non consumiamo di più, quindi oltre a tutte le aziende in crisi ci sono anche un tessuto commerciale che si sta spegnendo dalle periferie prima ancora del centro. Per me uno dei primi eventi può essere quello in quella direzione. Tocca a Parisella. Il primo atto potrebbe essere il vincolo delle aree ad attività produttive, vincolo che sarebbe dovuto essere stato fatto negli anni passati, impedendo di trasformare quelle che per anni sono stati i luoghi del lavoro in luoghi che sono diventati praticamente lasciati in mano alla speculazione edilizia. Il secondo atto potrebbe essere ad esempio un piano straordinario per il recupero del patrimonio edilizio di tutte quelle che sono le case di arte o di altre comunque enti o amministrazioni che possono essere, quindi creare lavoro immediato nell'edilizia in questo caso e portare anche più case immediate disponibili alle tante famiglie che sono senza casa, che cercano casa a Savona. Indubbiamente l'impoverimento dei cittadini, il lavoro povero è quello che ha portato, che sta portando al degrado sociale del nostro territorio, e quindi il primo atto che qualunque candidato sindaco sarà, a mio avviso, è quello di tagliare i debiti con le banche e rivolgere al sociale tutti i soldi disponibili. Grazie Marisone. Concilia. Io rispondo subito e sono d'accordo con quanto ha detto la signora Capriolio, è innegabile, il problema del bilancio sarà sicuramente la prima pietra da porre sul cammino, però è una tentazione troppo grande. La dottoressa Stella è intervenuta più volte negli ultimi mesi sia sul tema del bitume sia sul tema della Tirreno Power, e io avrei voluto invece fare a lei... Non mi dica che non vuole rispondere neanche a Stella, vuole fare le domande lei. No, ma nel senso, è stato detto dalla dottoressa Stella che lei è a favore della riapertura della Tirreno a carbone, e il bitume è un discorso che però capisce, Stella non si è candidata alla sindaco, è lei che deve rispondere. Abbiamo vinto una cena tra Stella e il consigliere, vogliamo organizzarla e se vuole proseguire. Sono situazioni così gravi, quando si parla di lavoro e si parla di sindacato, noi abbiamo dei verbali di accordo tra sindacato e Tirreno Power, per esempio, che sono veramente indicativi di una cattivissima gestione da parte del sindacato dei problemi. Il lavoro è importante, l'abbiamo detto anche prima per il discorso del turismo, ma non lo riprendiamo. È evidente che abbiamo delle possibilità di creare posti di lavoro, però dobbiamo avere anche una conversione di alcuni posti di lavoro. Ad esempio, quando si parla di riqualificazione ambientale, quando si parla di recupero delle edilizie, quindi bioedilizia, questi sono tutti i posti di lavoro. Possiamo attingere, perché poi si parla di fondi, come si fa? Si può attingere sicuramente dai fondi europei, con dei progetti strutturali che abbiano una visione più ampia, che sia proiettata verso il futuro. Il futuro, quindi parliamo di smart city, smart grid, che abbiamo parlato già prima. Ma è chiaro che il lavoro è fondamentale e noi abbiamo delle proposte concrete da attuare da subito per il discorso del recupero ambientale, e quindi uno sviluppo sostenibile. Sostenibile quindi significa anche green economy, quindi abbiamo tutta una serie di fattori da mettere in campo per occupare i giovani, i nostri giovani, il nostro futuro. Frumento. Certamente questo è un problema gravissimo, la perdita di lavoro e nel settore industriale, io comunque credo che a questo ci dobbiamo rassegnare, e cioè però trovare lavoro, creare lavoro nel campo, in altri campi, nel terziario e nel turismo. In particolare
io comincerei a fare una convenzione con i privati e metterei sul Priamar, il Priamar dovrebbe diventare la locomotiva trainante dell'economia savonese. E fare una convenzione con i privati che possano investire milioni di euro e portare a Savona del lavoro. Noi abbiamo un progetto fatto da una società di marketing, abbiamo chi è pronto a investire e vi dico che si parla di 400 posti di lavoro. Il Priamar come metodo di rilancio con 400 posti di lavoro, battaglia. Rassegno affatto e credo che i dati che Giulia Stella ha enunciato meritino una risposta molto precisa. Esisteva un percorso per fare questo, che è un percorso che si è interrotto, esiste un protocollo d'intesa firmato da tutte le parti sociali, firmato dall'Unione Industriale, dalle rappresentanze delle imprese, dei commercianti e quant'altro, e firmato dalla provincia di Savona, che prevedeva l'estensione dell'accordo di programma della Valborbida e conteneva risorse, strumenti, filiere, e sedeva al tavolo il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro. C'erano alcune questioni fondamentali dentro quell'atto che erano Tirreno Power, Bombardier, Continental e così via. Allora il tema è perché quella cosa non è andata avanti, riprenderla in mano, come primo atto farei il comune capofila su questo per l'accordo di programma del Savonese. Cristina Battaglia, che il suo ottimismo dal punto di vista del recupero di lavoro in questo campo mi fa piacere, ma Savona deve scegliere qual è il suo futuro, che io ritengo sia turistico. Forse loro non pensano che sia turistico, visto che hanno consentito di portare avanti i depositi del bitume sul porto. Ho citato aziende che non sono sul territorio del comune di Savona, ma in provincia di Savona. Ho parlato di Savona comune capofila, no, però bisogna essere precisi. Se vuole terminare. No, va bene. Okay. Vedo che sono una claque notevole. Il Festival di Sanremo al confronto. Se la crack al Cabrera sembra schierata, vediamo cosa dice invece il pubblico da casa. Chiedo alla regia se ha da mostrarmi una domanda dai social network. Roberta Milano con l'hashtag Savona 2016 domanda ai candidati: il governo ha una strategia per la... è sparita. Il governo ha una strategia per la crescita digitale, qual è la strategia per Savona? Questa è la domanda che ci arriva da Twitter. Barisone. Strategia digitale, ovvero investimenti. Investimenti con che soldi? Investimenti dove li tiriamo fuori? Andiamo a cercare innanzitutto i problemi fondamentali, andiamo a cercare il problema della casa, andiamo a cercare il problema del diritto al lavoro, tutto il resto, poi andiamo a cercarci anche di vita. Sintetico, Frumento. Sì, certamente. Il problema è sempre questo, quello dei finanziamenti. E qui, anche se io sono convinto che dove possibile bisogna privilegiare il pubblico, in questo campo mi dispiace, ma non siamo ancora preparati e dovremo trovare appunto le risorse per poter arrivare a risultati. Ilaria Capriola. Ma io sono d'accordo con la domanda di Roberto Milano, che fra l'altro era docente di web marketing, quindi sono cose che gli stanno molto a cuore. Quando dico che Savona, se vuole trovare la sua vocazione turistica, deve anche saper mettere a scaffale il prodotto. Sicuramente noi potremo collegarci con i progetti che sono già stati avviati in regione e che hanno già dato un enorme rilancio a Genova, proprio per quanto riguarda la strategia di marketing. E il nostro progetto è proprio quello di agganciarci con ciò che già è stato fatto in regione. Grazie.
questo proposito non so se qualcuno di voi sa cos'è la SPID, Ravera. Ma il tema digitale, dell'agenda digitale deve essere inglobato in qualunque programma, anche perché siamo nel 2016, sono d'accordissimo con quanto diceva Barisone, che ci sono anche altri temi, ma io ritengo incredibile, e mi è già capitato di dirlo in qualche confronto con i candidati, che non esista ancora Savona dei servizi pubblici online, dall'anagrafe online. Io so l'abbonamento annuale a TPL, anche questo lo ricordo. Ah, è già finito, 30 secondi, pensavo un minuto, no, comunque rispondo. Sì, ho dimenticato di precisarlo, sì, ho dimenticato di precisarlo io, chiedo scusa. Diaspora. Partiamo dal comune, quindi partiamo dalla informatizzazione del comune, perché si parla di digitale. Noi oggi al comune, quando facciamo una richiesta di documentazione, ci viene ancora rilasciato il classico faldone, fascicoli e cartaceo, che il cittadino ha anche delle difficoltà non solo a fare proprio delle fotocopie, ma anche della consultazione degli atti. Quindi partiamo da un discorso serio di informatizzazione del comune e poi da lì si riparte con tutte le altre procedure. Grazie. Congiglio. Sì, è il discorso che abbiamo già fatto l'altra sera a Teatro Sacco, identico, e quindi io mi ripeto, mi chiedo scusa, ma il discorso è che dovremo agire sia sulla creazione a Savona, la dotazione di una banda ultra larga, e dall'altra parte dovremo lavorare sulla alfabetizzazione di tutte le fasce dei cittadini, soprattutto delle fasce dei cittadini anziani che hanno particolare difficoltà ad accedere ai servizi online. Grazie. Resta Cristina Battaglia. Allora, agganciare agenda digitale, quindi il piano nazionale, è una cosa che in parte è stata fatta, c'è un finanziamento molto ricco di 4 milioni di euro proprio per la totale digitalizzazione dei servizi, agendo su due fronti, la semplificazione, la digitalizzazione dei servizi ai cittadini. L'altro tema importantissimo è che questa digitalizzazione agisce anche sulla semplificazione per le imprese, quindi a valore economico. La sfida è l'identità digitale. Chiedo alla regia nel frattempo di preparare anche la nostra social, non so se è già pronto. Io nel frattempo vi ricordo che nessuno di voi si è giocato la possibilità di fare una domanda a un avversario. In questo momento direi che potrebbe essere la fase buona, se qualcuno di voi ha una domanda da porre a un avversario può dirlo. Marisone. Volevo chiedere alla candidata Battaglia se domani mattina sarà a Genova con i lavoratori di Terreno Power, visto che per la prima volta in questi ultimi tempi il sindacato porta a Genova, anche forse magari perché essendo cambiata l'amministrazione regionale sarà necessario fare un po' più di lotta, e quindi sapere soltanto se domattina ci sarà un sostegno da parte della Battaglia ai lavoratori di Terreno Power. Io li ho incontrati molte volte, il mio sostegno c'è, ritengo che in queste manifestazioni debba andare chi riveste un ruolo istituzionale, passerò certamente per un saluto, ma non voglio fare passerella, il mio timore è sempre quello di cercare visibilità su situazioni molto critiche, a me non piace fare. Allora, credo che sia una forma anche questa di rispetto per il lavoro e per le persone. Mi sembrava che in questo momento forse avesse una domanda da porre? Non ho ancora fatto. C'è tempo dopo, no? Sì, se vuole aspettare. Mi era sempre aperto. Qualcun altro vuole porre la domanda a un altro avversario? Congiglione ci sta pensando. So già, ma aspettavo un'altra fase. So già a chi fare e che cosa chiedere. Va bene, allora nel frattempo chiedo alla regia se abbiamo una domanda social. Altrimenti darei la parola per una seconda domanda al nostro direttore di VG.it, Federico De Rossi. Io avevo una domanda su un tema non ancora trattato, che appunto riguarda il sociale, visto che la precedente amministrazione ha detto appunto di non aver quasi mai tagliato sul sociale, però come sappiamo si sono dovuti ricorrere a forti esternalizzazioni e il ruolo del terzo settore e della cooperazione è sempre più importante. Ecco, voi in caso di vittoria come vi porrete verso il mondo del terzo settore, della cooperazione, quali gli atti concreti? Grazie. Sociale e mondo della cooperazione, inizia Barisone. Intanto il mondo della cooperazione, verificare che siano realmente cooperative, che non siano
delle industrie che tentano di gestire sulla pelle dei soci lavoratori, scaricando sui soci lavoratori. Ricordatevi che uno dei pochi casi in una cooperativa è quando il socio paga per poter lavorare, perché essendo socio lavoratore paga anche di suo. Guardate cosa sta succedendo col faggio, tanto per non fare e quindi piena attenzione sicuramente a questo, magari andando a fare in modo che il comune, quando fa le convenzioni, vada a controllare che vengano applicati rigorosamente i contratti di lavoro, che venga applicato rigorosamente ogni tutela sia per chi è il fruitore finale sia per i lavoratori delle cooperative. Grazie, presidente. Ravetto. Diciamo così, la situazione delicata dei servizi sociali che tutto sommato hanno ottenuto nel comune di Savona è anche figlia dei continui tagli che vengono fatti dal governo Berlusconi in avanti. Diciamo, non è che Savona è in una situazione a parte. Quanto ai servizi prestati, di fatto servizi pubblici da diverse cooperative, oltre al Faggio c'è anche Cooperarci, che è in una crisi importante e qualora diventassi sindaco l'appoggio sarà totale a queste vertenze, perché il rischio, anch'io ho lavorato in delle cooperative, è che c'è una penalizzazione del servizio con gare sempre più a ribasso senza alcun tipo di minimo garantito, e parallelamente c'è uno sfruttamento palese dei lavoratori. Le cose che diceva Varisone sono sotto gli occhi di tutti, anche della cronaca, quindi bisogna intervenire in quella direzione. Ilaria Caprioli. Io provengo un po' anche dal mondo delle associazioni, dal mondo del sociale. Credo sicuramente che si debbano mettere tutti intorno a un tavolo e sono fermamente convinta che anche in questo caso ci voglia estrema trasparenza. Trasparenza che secondo me in questi ultimi anni non c'è stata, si è già menzionato il Faggio, ecco, tante volte si utilizzano solo determinate associazioni, si fanno lavorare solo determinate cooperative che a volte diventano veramente collettori di voti, collettori di poltrone, eccetera eccetera. Quindi massima trasparenza e soprattutto meritocrazia. Grazie. Battaglia. Rispetto al sociale è stata fatta una scelta politica in questi ultimi anni di resistere, diciamo, di tenere rispetto ai servizi, e di questo credo che sia una strada su cui assolutamente continuare. Rispetto al tema delle cooperative e degli affidamenti esistono delle regole, sono regole che tra l'altro dopo recenti vicende sono anche più strette e più complesse, però va ricordato che oltre chiaramente all'avvertenza, allo stare vicino ai lavoratori di queste cooperative, va ricordato come molte di queste cooperative